Senti Giulio, dal primo posto al Tenco scendiamo di un gradino. Al secondo andiamo posto. Al secondo posto per la sezione interpreti lo avremo ospite live, ma intanto ci godiamo due battute al telefono con Gerardo Balestrieri. Ciao Gerardo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora Gerardo, secondo classificato al Tenco 2013 per la sezione interpreti con Kizas, che è un viaggio di 18 brani cantati addirittura in 6 lingue a spasso per il tempo e nel mondo. Questo, ce ne devi parlare per forza di questa cosa. Sì, ho avuto la fortuna appunto di arrivare secondo disco nella sezione interpreti per quanto riguarda le Targhe Tenco. Mm-hmm. È un disco che in qualche modo, volendo citare Claudio Lolli, è un disco che si riprende l'abbondanza, per cui 18 tracce, 27 canzoni, mi pare, poi anche ci sono delle citazioni, degli estratti cinematografici, e anche riguardo le lingue mi sono divertito un po' a cantare in 6 lingue, c'è il napoletano, l'italiano, il greco, c'è il francese, l'inglese, l'ispanoamericano. Certo. Gerardo, una carriera gigante, quindi teatro, colonne sonore, film, letteratura, un cantautore apolide a tutto tondo. Più che una carriera, una carrozza. Una carrozza. Sì, è un po' un girovagare, non solo fisicamente, insomma, intorno a quello che piacevolmente, insomma, mi piace incontrare, mi piace visitare. Certo, e da qui poi vengono anche le ispirazioni, il viaggiare, il visitare, il stare a contatto con, credo, vero? Sì, avere la possibilità appunto di anche di mescolare, di rompere un po' anche con quelle forme musicali, volendo parlare di musica, che poi sono legate alla tradizione, quella più, come dire, più conservatrice, no? Certo. Quella che non si rinnova per quel tempo. E invece credo che un aspetto interessante sia proprio indubbiamente partire dalle radici, ma dargli sempre qualcosa di nuovo per avere poi un'evoluzione intorno a quello che può esserci di buono sicuramente nel passato. Certo, tu prima citavi l'abbondanza, io cito dalle note di stampa un disco che viene a riprendersi appunto l'abbondanza in quest'epoca di, questa è bella, apericene, sopopere e padrini, qui noi dobbiamo commentarla questa cosa. Ma in realtà tutta la, come dire, la prima parte, la stesura di questa breve presentazione ha dei significati che ha un po' dei rimandi, come appunto questa frase, questa frase che gioca un po' ironicamente, sarcasticamente intorno anche alla, anzi la canzone gioca un po' sarcasticamente intorno proprio a questa frase, la canzone che dà il titolo proprio all'album, ma chissà se appunto dove l'intro della canzone stessa, mi sono divertito a mettere insieme la colonna sonora del Pellegrino con la colonna sonora di Beautiful, anche perché mi pare che insomma le prime note siano proprio le stesse. Certo. E in qualche modo ricalca anche un periodo storico, sociale, eccetera, eccetera, dove hanno preso forma un po' questi modi, un po' di tutti gli apericini, le soppopere. Sì, sì, sì. E questo... un po' di decadenza, se oggi possiamo permettere la parola. Gerardo, noi in conclusione, a un certo punto noi trasmettiamo un brano dal disco, ma questa volta vorrei che questo brano lo scegliessi direttamente tu per i nostri radioascoltatori. Ma io in queste ore ho in mente la traccia numero 2 di Chissà se, che è Le Point Sonner de Lila, una vecchia canzone di Serge Gainsbourg, scritta negli anni 50, nel 58. Benissimo. Ho appena fatto un video promo con questa canzone, per cui magari sì, facciamo ascoltare questo. Benissimo, e noi, io e tutti i nostri radioascoltatori siamo veramente sicuri di apprezzarlo molto. Grazie Gerardo di essere stato con noi a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Grazie. Grazie Giulio, grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie.